Allora, su questa scia io proseguirei dando la parola, sia pur virtuale e registrata, alla co-presidente dell'Intergruppo per i diritti dei minori, Caterina Chinnici. Buongiorno, buongiorno a tutti. E rivolgo un sincero ringraziamento al professor Ernesto Caffo, al sindaco Mario Conte, a Telefono Azzurro, alla città di Treviso, per l'organizzazione di questo importante evento e per l'invito cortesemente rivoltomi. Al professor Caffo e a Telefono Azzurro un ringraziamento particolare anche per l'impegno quotidianamente profuso sempre dalla parte dei più piccoli. Rivolgo anche un saluto a tutti gli ospiti, a tutti i relatori e a tutti i partecipanti al convegno. Sono sinceramente rammaricata di non poter essere fisicamente con voi oggi, in questa giornata così importante per tutti coloro che, come me, si sono dedicati e continuano a dedicarsi alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. A distanza di 30 anni dall'adozione della versione originaria della Carta di Treviso, io ritengo particolarmente significativa l'iniziativa che Telefono Azzurro, la città di Treviso e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa hanno assunto per un nuovo aggiornamento della Carta. Le molteplici trasformazioni che il mondo dell'informazione multimediale ha subito, spesso con una rapidità e a tratti dirompente, infatti rendono ancora più imperativa quella che sin dall'inizio rappresenta la finalità della Carta: assicurare la massima tutela dei minori nello svolgimento dell'attività di comunicazione ed informazione che sempre più assume un ruolo anche di formazione. La tutela dei diritti dei minori è una responsabilità che ci coinvolge tutti, ciascuno nel proprio ruolo. Quello del giornalista è un ruolo sicuramente fondamentale perché la corretta informazione rappresenta il presupposto di una partecipazione civile, consapevole e attiva. Nell'esercizio di tale ruolo, la realtà odierna della comunicazione è caratterizzata da tempi sempre più veloci, da una multimedialità sempre più avanzata e dalla presenza sempre più massiccia dei social network, impone certamente di osservare con ancora maggiore scrupolo e ancora maggiore sensibilità l'obbligo deontologico ed etico di proteggere l'infanzia e l'adolescenza, sia quando ci si rivolga ai più giovani, sia quando si riferiscano fatti e notizie che direttamente li riguardano o li coinvolgono. E questo vale in particolare, ma non solo, quando i minori siano coinvolti in vicende giudiziarie, soprattutto come vittime o autori dei reati. Nella scorsa legislatura io sono stata relatore della direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, con cui abbiamo posto le basi di un giusto processo minorile europeo. E tra i diritti riconosciuti dalla direttiva vi è anche quello alla protezione della vita privata e della dignità del minore. E gli Stati membri sono tenuti ad incoraggiare i media ad adottare misure di autoregolamentazione per la salvaguardia di questo diritto nel rispetto della libertà di espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media. Io credo che la Carta di Treviso rappresenti un eccellente esempio di tali misure, in quanto nata appunto per bilanciare responsabilmente la libertà di informazione e la protezione dei bambini e degli adolescenti. E nel definire le garanzie e i diritti per i minori contenute nella direttiva, per assicurare un effettivo rispetto in tutti gli Stati membri, il sistema italiano ha ovviamente rappresentato un modello ed un punto di riferimento per l'elevata sensibilità ed attenzione al diritto del minore che lo caratterizza. E credo che allo stesso modo anche la Carta di Treviso, in questa sua rinnovata versione, possa e debba costituire un'iniziativa da esportare a livello europeo e quindi un modello da replicare in un contesto più ampio. L'intergruppo del Parlamento europeo sui diritti dei minori, che ho contribuito a fondare e di cui sono co-presidente, è nato proprio al fine di assicurare che il rispetto e la promozione dei diritti dei bambini siano al centro delle politiche europee e rappresentino una priorità nei più diversi settori. L'intergruppo quindi si farà promotore di iniziative affinché i contenuti della Carta di Treviso possano trovare attuazione anche a livello europeo per un'informazione ed una comunicazione europee sempre dalla parte dei più piccoli. Per
Io rinnovo quindi i miei ringraziamenti agli organizzatori di questo convegno e a tutti i partecipanti. Auguro un'ottima riuscita dei lavori. Benissimo.